Hai visto cosa è successo? Sono inciampato e ho rischiato di cadere e di farmi davvero male. Invece sono riuscito a rotolare nella maniera più corretta possibile, nel modo in cui si impara nelle arti marziali. Questo è il motivo per cui nel video precedente ho spiegato in maniera precisa le differenze fondamentali tra la classica capriola che abbiamo imparato tutti a scuola da bambini e questo modo di rotolare. Capirai anche tu che è improbabile riuscire inciampando a praticare la capriola che abbiamo imparato a scuola. Se non hai visto il video precedente, puoi trovarlo sul mio canale di YouTube. Alla prossima, ciao!